Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a realizzare questo anello in acrilico. Se volete quindi vedere il procedimento, rimanete su questo video. Vado a creare appunto la mia base che ho realizzato precedentemente. Se volete vedere come l'ho fatto, andate sul mio video precedente che vi lascio qui sotto. Vado ad utilizzare quindi un acrilico, una polvere acrilica trasparente, e quindi vado a versare il mio polimero all'interno di un barattolino. Ho detto questo almeno. Se dovesse avanzare del prodotto, posso tranquillamente chiuderlo e riutilizzarlo la prossima volta. Così a stendere lo strato della mia polvere acrilica e vado con questi pigmenti colorati rosa a dare un tocco di colore. A questo punto vado a posizionare questi glitter che vanno un po' sul rosato, e entrambi, sia questi che le polveri precedenti, le ho comprate su AliExpress. Questi mi piacciono molto, mentre quelli precedenti sono un po' spenti, per questo li utilizzo così e vado poi però ad applicare qualcosa di un po' più brillante. E comunque mi interessa saperlo, l'acrilico e il monomero li ho comprati sul sito Tutto per le Unghie. Ancora non soddisfatta della lucentezza, vado ad applicare anche quest'altre pagliette, diciamo, molto più brillanti di quelle precedenti, e le vado ad applicare ovviamente su tutto l'anello. Scusate tanto per la mia voce, ma sto nel periodo allergia e quindi non sto molto bene. Vado successivamente ad incapsulare tutti i brillantini con l'ultimo strato di acrilico. A questo punto vado con la fase della legatura e devo per bene tutto l'anello, sia nella parte esterna che, se ce n'è bisogno, in quella interna. In questo caso non ce n'era bisogno perché ho inserito l'anello all'interno appunto del tappo del mio sigillante, e quindi la forma è precisa, e quindi vado a limare bene tutta la superficie esterna. Questo sarebbe stato un anello molto più
appariscente su una mano molto abbronzata, non la mia. Quindi vedetelo su una mano bella abbronzata e secondo me farà un effetto bellissimo. Punto buffer, vado a allineare per bene tutta la superficie in modo tale che poi anche il sigillante possa aderire per bene alla struttura. A questo punto vado ad utilizzare il cleaner, questo è di Passione Unghie, per poter togliere tutta la polvere dall'anello. Prima di girare il tutto il sigillante della Melissa. Ovviamente qui avrei dovuto mettere l'anello nella base in modo tale che sarebbe stato molto più semplice poterlo sigillare, ma non l'ho fatto, infatti mi sono un po' impiccata con il dito. Vado in lampada, sgrasso. Vi lascio qui scritto il mio profilo Instagram, mi farebbe molto piacere se andasse a dare un'occhiata, ci sono sia le foto degli anelli che sto realizzando, sia le foto delle unghie che ho realizzato in precedenza. È un canale ancora molto piccolo, però spero andate a dargli un'occhiata. Questo è il risultato finale, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao!